2013 la meta delle nostre camminate è l'arcipelago delle Egadi, con le isole Marettimo, Levanzo e Favignana, solo quest'ultima densamente popolata. Marettimo si rivela subito un'isola incantevole, con il paesino e le stradine tortuose. Siamo ospitati in vecchie case di pescatori. Ed è un'esperienza molto molto interessante. La prima escursione, passando da case romane, un luogo suggestivo con una chiesetta bizantina che accoglie alcune partite di yoga, ci porta alla cima di Pizzo Falcone, alta 686 metri. La successiva discesa si rivela molto impegnativa. Arriviamo al mare nei pressi di Punta Troia, su cui si erge un castello di origine arabe. Una pasta asciutta sulla motonave ci ristora e il ritorno è reso piacevole dalla visita di alcune notevoli grotte marine. Oggi ci dirigiamo dalla parte opposta dell'isola fino a Punta Bassana, in uno scenario dominato dalle belle sfumature assunte da un mare purissimo. Il ristoro è in una struttura forestale, dove ci tiene compagnia un cane che ci guarda con occhi languidi. Levanzo è la più piccola delle isole Egadi, ma anch'essa ha le sue attrattive, tra le quali spicca la grotta del Genovese, che contiene incisioni rupestri rappresentanti pesci, idoli, animali e uomini. La biciclettata di Favignana si rivela piacevole ed interessante. L'isola ha subito nel tempo notevoli cambiamenti dovuti alla mano dell'uomo, ma le coste e il mare sono rimasti incontaminati. Thank you.
la pesca vera e propria. Attraverso degli uncini, dopo aver preso tante cose in giro, il tonno veniva arpionato e tirato su nei barconi. Naturalmente c'erano tonni di 300 kg, quindi per tirare su un tonno di queste dimensioni c'erano bisogno di più marinai. E dopo era pericoloso anche tirarli su, perché quando li tiravano su di testa di solito, quando lo mandavano ad altro portone, il tonno ancora con la coda continuava a muoversi. Quindi loro, appena lo alzavano, che quello era in bilico per andare nella barca, loro si lanciavano a destra e a sinistra per evitare questi colpi di coda. E qui finiva la mattanza. Si riaprivano di nuovo le varie porte e la tonnara era di nuovo in pesca per la successiva mattanza. E questo andava tutto il mese di maggio e tutto il mese di giugno. Il tonno pescato lo scaricavano a terra e veniva lavorato direttamente nello stabilimento, lo stabilimento di Favignano. Questo succedeva nel periodo primaverile. Nell'Ottocento e il Novecento, Favignana fu la capitale della lavorazione del tonno e di altre attività di cui sono evidenti le vestigia dovute all'impegno della famiglia Florio. Il trasferimento da Levanzo a Trapani sfata un altro luogo comune, e cioè che la nebbia è una caratteristica del nord. Questa impone un ritardo 3 volte superiore al tempo normale di traversata. Lino! L'alletta motori! Radar è tutto libero! A sinistra una barca! Ma poi arriviamo a Erice, eretta sulla cima di un monte solitario che domina un bel tratto di costa, città di grandi tradizioni artistiche e culturali e di notevole interesse archeologico. Non lavoro mai, si vede? È un nobile mestiere, basta che mi salutano. Facciamo le mani, cavalli! Buongiorno, buongiorno. Mi puoi fare il tiro, ma non mi avvicinare, e non fare venire non numero casato. La mia fidanzata, mi sento un bersagliere, e tutti mi salutano. Facciamo le mani! Buongiorno, buongiorno, cavaliere! Facciamo incontri inaspettati e alla fine andiamo a berci una bibita al famoso caffè Grammatico.
Nel pomeriggio resta il tempo per visitare Trapani, che ci sorprende per l'eleganza e la bellezza delle sue strade, dei suoi palazzi e chiese e dei lungomari, e per l'aria cosmopolita che la contraddistingue. L'ultimo giorno di escursioni è dedicato alla riserva dello Zinga, oasi di grandissimo pregio parzialmente bruciata da un incendio alcuni mesi fa, ma di cui rimane intatto l'interesse naturalistico e ambientale. E alla fine fermata ristoratrice a San Vito Lo Capo, cittadina di notevole interesse turistico, sede di un celebrato festival del couscous. La vacanza è finita, ma in attesa dell'aereo abbiamo la fortuna di visitare il mercato del pesce di Trapani e di recarci alle saline in un altro paesaggio incantato. وهران كل سيل يا دبي وهران.